Insieme al professor Berrino oggi affrontiamo un paragrafo del suo nuovo libro, La Grande Via, che ha scritto insieme a Luigi Fontana, in cui parla delle diete vegetariane. Professor Berrino, la dieta vegetariana viene da più parti presentata come la dieta salutare per eccellenza. A ben vedere poi anche la dieta vegetariana, se non adeguatamente bilanciata, presenta anche dei rischi importanti per la salute. Quali sono le attenzioni e le accortezze che la persona che sceglie un regime senza proteine animali deve seguire per evitare di trasformare questa sua scelta, che può essere etica oppure per salute, in un pericolo per la propria salute? Allora, chi non mangia proprio nessun cibo di origine animale sono i cosiddetti vegani. Sì. I vegani che stanno aumentando. Che stanno aumentando. È anche una bella cosa, nel senso che le persone, i ragazzi diventano vegani per ragioni etiche, per ragioni di non uccidere gli animali, di non sfruttare gli animali. E questo è del tutto rispettabile. Loro devono stare attenti però, perché corrono il rischio di andare in carenza di vitamina B12. Infatti molti vegani sono costretti a usare degli integratori di vitamina B12, che a me sembra una cosa così naturale dover vivere ma prendendo delle pillole, perché altrimenti... per cui io quello che consiglio per esempio ai ragazzi vegani, magari sentite, ma procuratevi delle uova di una gallina felice, una gallina libera di pascolare nel prato, no? Così potete avere un cibo... Oppure ogni tanto un pezzo di formaggio di una mucca che è rispettata, no? Una mucca che è allevata come una volta, no? che è capace. Sapete che oggi le mucche l'erba non la vedono più nel corso della loro vita. Insomma, quindi scegliamo considerate questa opportunità, insomma, perché si rischia effettivamente con andare in carenza di vitamina B12. Ma quello che colpisce è che talvolta questi ragazzi vegani mangiano molto male, ragazzi e grandi vegani, mangiano molto male, perché mangiano zucchero, mangiano Coca-Cola, mangiano whisky, mangiano... eliminano le proteine animali, ma in effetti spesso sono sovrappeso. È tutta roba vegetale, no? E si vedono anche dei casi di ragazzi sovrappeso. E la cosa che mi aveva colpito moltissimo è che mentre gli studi sugli avventisti sono, e questo gruppo religioso, in cui c'è questa raccomandazione di non mangiare carne, e credo che più di metà di loro non mangino carne. E allora sono stati fatti grandi studi su questa grande popolazione di avventisti della California, che mostrano che effettivamente chi mangia carne muore di più, a parità di tutti gli altri fattori. Certo. I vegetariani e i vegani muoiono un po' meno. Quelli che muoiono meno sono i pesco-vegetariani, cioè quelli che mangiano cibo vegetale mangiano anche un po' di pesce. E questo è importante, perché il pesce ci dà gli omega 3, che sono estremamente importanti, che si trovano anche in alcuni vegetali, ma che non sono comunemente mangiati. Non di allevamento. Si trovano tanto nelle erbe, il pesce non di allevamento, certamente. Si trovano nelle erbe selvatiche, ma chi mangia le erbe selvatiche? Si trovano un po' nelle noci, un po' nella soia, ma in piccole quantità. E mentre invece gli studi sui vegetariani, sui vegani inglesi, mi aveva molto colpito, perché avevano una mortalità per cancro dell'intestino, morivano meno di infarto, ma una mortalità per cancro dell'intestino che era addirittura più alta che i carnivori. E mi ha stupito moltissimo, perché una delle principali cause del cancro alimentari del cancro dell'intestino è il consumo di carne. E poi quando sono andato a vedere questa riunione che è organizzata da un collega vegano dei nostri studi a Oxford, sul tavolo c'erano le bevande zuccherate, c'era Eccolo il lì. Zucchero, c'erano le farine raffinate. Quindi una dieta in cui erano state eliminate le proteine animali, ma non erano stati considerati gli altri elementi. Essere vegetariani va benissimo, anche essere vegani, facendo attenzione alla vitamina B12, ma bisogna essere colti, bisogna sapere mangiare del cibo sano e non del cibo spazzatura. Grazie, professor Berrino.